quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. Se ci fosse stato scritto a maggioranza dei voti, apparirebbe evidente che basta un voto in più e tra i due ce n'è uno che prevale. L'aver aggiunto anche se relativa comporta il conteggio anche delle schede bianche e quindi la previsione di una maggioranza relativa rispetto ai voti espressi. Esiste un unico precedente, quello del 94, dove i senatori presenti nella sfida fra Scognamiglio e Spadolini erano 325 e venne proclamato eletto Scognamiglio con 162 voti, quindi lei potrebbe rispondermi che non era necessaria la presenza della maggioranza relativa. Però se lei approfondisce vedrà che c'è una scheda nulla, quindi la maggioranza non sarebbe più quella dei 163, ma sarebbe quella dei 162 voti che effettivamente Scognamiglio prese. Quindi dalla lettura letterale del nostro regolamento, lo dico prima che sia si sia proceduto allo spoglio, quindi che non risulti essere una cosa a vantaggio o a svantaggio di nessuno, ma che ci sia una sua interpretazione prima di procedere, perché per quello che riguarda la mia lettura è necessario che ci sia la maggioranza relativa e che quindi vengano anche computate le schede bianche. Poi non ce ne saranno, meglio così, ma se dovesse esserci un certo numero di schede bianche, io credo che la votazione vada annullata. E non dico che abbiano sbagliato nel 94, ma la presenza nel 94 di una scheda nulla fa abbassare a 162 la maggioranza relativa e quindi anche allora si rispettò il regolamento. Grazie.